benvenuto a Marco Masini. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, come stai? Ti trovo in forma smagliante, cioè, insomma, proprio veramente al top. Tu come ti senti questi giorni di festival? Tanto sacrificio per arrivare a questa forma top, però ci si sente bene perché comunque si è fatto anche un po' di attività, non solo musicale ma anche fisica, perché è una preparazione durata un po' di tempo che mi ha portato comunque a raggiungere un bel risultato fisico, e questo ti permette anche di vestirti in una certa maniera, di portare con più disinvoltura un abito. Ma al di là di questo, credo che poi il senso di questo festival sia raccontarsi, e devo dire che sono riuscito a raccontare 28 anni di vita, perché poi quando c'è un cambiamento, un'evoluzione, non solo in come ti vesti ma anche in come canti, in quello che dici, credo che hai raggiunto un certo tipo di consapevolezza che rispetto a quella dei 25 anni ovviamente è tutta un'altra. Senti, ma che effetto ti fa quando magari ti capita, no? Sai, le tecche della Rai quando arriva l'estate, cioè, hanno sempre questa cosa per cui ci sparano un sacco di cose del passato, no? Magari quando ti capita di incrociare qualcosa di te, di tanti anni fa, magari i tuoi primi Sanremo, che effetto ti fa rivedere quel Marco Masini? Ma quel Marco Masini è quello che poi è diventato Marco Masini oggi, nel senso, siamo tutti figli del nostro vissuto. E un po' come in spostato di un secondo c'è questo desiderio, questo concetto un po' utopico di voler tornare indietro per cambiare sempre tutto, ma poi alla fine ti accorgi che quello che sei adesso è figlio di quello che sei stato, di quello che hai fatto, degli errori fatti, che poi se tu dovessi cambiare non ti porterebbero a essere quello che sei. Io personalmente sono orgoglioso di quello che ho fatto e di quello che sono adesso, quindi tornerei indietro inutilmente per non cambiare niente. Senti, ti faccio un'ultima domanda modello, cioè mi sembra di essere qua per un settimanale femminile. La barba come mai? Perché hai scelto la barba per questo festival? Ma a me piace, una filosofia comunque hipster che mi fa sentire più libero, mi fa sentire moderatamente anarchico per certe cose. E poi mi è sempre piaciuto l'ordine. È una barba ordinata, con un capello ordinato, con un vestito ordinato. Mi piace l'ordine, mi è sempre, ma per dirti, mi piace in camera mia, come mi piace in studio di registrazione, come mi piace quando mi confronto con la gente. Mi sono sentito molto vicino a questa filosofia, un po' inglese anche se vuoi, però comunque ho sentito dentro un po' di appartenenza. Allora, andiamo invece adesso alle cose un pochettino più serie, insomma, magari, che è proprio la musica, no? Spostato di un secondo, allora, come, io lo sto chiedendo a molti, insomma, perché questa canzone a questo festival, come ci è arrivata questa canzone al festival, perché proprio questa? Beh sì, effettivamente non è una canzone prettamente sanremese, è una canzone che ha uno scopo diverso, è la punta dell'iceberg di un progetto che comunque nasce ed è uscito oggi, che si chiama appunto Spostato in un secondo, che racchiude 11 cose che rappresentano questo mio nuovo spirito musicale, anche nella ricerca dei suoni, nella ricerca di certi parametri, di struttura, non solo musicale ma anche letteraria. Una sintesi che ho voluto concentrare anche attraverso altri autori più giovani, perché poi si impara dai giovani come si impara da quelli un po' meno giovani, ma la scuola dell'ascolto, del confronto, è sempre la scuola più importante. Allora, Marco Masini, da Sanremo 2017, ecco, tu parlavi del fatto di cambiare, no? Quanto è difficile riuscire a gestire questo equilibrio per cui chi ti conosce da tanto tempo vorrebbe sempre la cosa per cui magari ti ha scoperto, però a volte modificarsi, cambiare serve anche magari per conquistare un pubblico diverso. È difficile giocare in questo equilibrio o non ci pensi? No, io non penso alla conquista, non sono qui né per conquistare pubblico né per conquistare primi posti o terzi posti, non è questo. Il fatto è che questo è un naturale cambiamento che ti viene istintivo e non lo puoi fermare per magari accontentare coloro che ti vorrebbero ancora, certo, uguale a prima. Non lo puoi fermare perché è la voce stessa che cambia. Se tu senti la voce di quando avevo 20 anni, non può essere uguale a quando ne hai 52. Ed è naturale che una voce va sfruttata e la devi usare per come ti senti te, per il concetto che vuoi esporre, magari usando toni più bassi. Vaffanculo oggi sarebbe inutile, nel senso che è bello cantare.
ricordarla, ma per ricordare quei momenti, quella generazione, ma oggi non avrei mai la voglia di scriverla, perché ce ne sono già tanti, ce ne sono tanti inutili, gratuiti, di una protesta che a mio parere è molto sterile. Bisognerebbe trovare una voce che dicesse una verità, una cosa più rassicurante, più ferma, più vera. Ecco. Io stavo pensando al Sanremo di qualche anno fa, no? Quando tu sei arrivato, non è che fossi esattamente nei pronostici, cioè il vincitore di quel Sanremo, no? Poi è scattato quel volano che invece ha portato a un risultato finale straordinario, anche dopo tra l'altro il festival, no? Un momento speciale. Quando ci ripensi, come lo rivedi quel momento? Ti sei accorto a un certo momento che stava succedendo qualcosa o è proprio capitato tutto all'ultimo? Dipende di quale Sanremo parli, perché ne ho fatti. Io sono pensato all'Uomo Volante. Ah, l'Uomo Volante, beh, L'Uomo Volante c'è già stato in quell'occasione un primo cambiamento, perché l'Uomo Volante rappresenta una prima svolta. Poi, se arriviamo a Sanremo 2015, c'è stata ancora una seconda svolta. Io credo che quel Sanremo lì sia stato un momento di straordinaria sincerità, di verità, come magari questo, come quello del 2015, solo che in quegli anni era tanto forte il desiderio di un figlio, di paternità, che forse era il desiderio di tanti ragazzi della mia generazione, quindi andò bene per quello. Oggi mi sento ancora più maturo, ancora più consapevole di quello che è questo mestiere, quello che è il potere di emozionare gli altri e quella che è la fortuna e il privilegio di essere ancora qui. Hai scelto un brano particolare, no? Per la serata delle cover che il signor Tenente ti ha portato al terzo posto. Come è arrivata quella decisione, quella scelta? Subito, è arrivata subito, perché ho pensato subito a Giorgio, la possibilità di fare qualcosa che rispolverasse una canzone di grande successo che però ingiustamente è stata messa un po' in soffitta, nel senso che non hanno più risuonata, non l'hanno ricantata, non è stata mai più sentita nei karaoke o in spiaggia con la chitarra, come le grandi canzoni di successo. Ovviamente l'argomento è un po' particolare, che poi io lo ritengo sempre attuale, perché poi le paure cambiano, ma il risultato è un po' sempre lo stesso. Secondo me andava in qualche maniera ricordato, ho provato a farlo cambiando arrangiamento, forse stravolgendola un po', però mi sono emozionato e credo di aver fatto arrivare a qualcuno anche la mia emozione. E allora grazie Marco Masini qui con noi, in bocca al lupo per quello che arriverà dopo il festival. Ovviamente noi da Sanremo ci ritroviamo più tardi. Ciao, sono Marco Masini, questo è Spostato di un secondo, un saluto a tutti gli amici di TG Events, ciao.